Ciao a tutti, oggi vi mostrerò una pasta da colazione che mi ha passato un carissimo mio amico pasticcere. Io però la dimezzerò tutte le dosi perché è molto, noi siamo pochi a casa e la preparerò con il mio amato Bimby. Versiamo per prima cosa tutta l'acqua nel boccale. Azioniamo il Bimby 3 minuti. 37 gradi, velocità 2. Aggiungete il lievito, lo zucchero e io sto utilizzando l'estratto panettone. L'estratto panettone nonché è un aroma brioche in pratica. Azioniamo il Bimby un minuto. Velocità 4. Versiamo tutta la farina e l'uovo. Allora vi spiego, non date retta a chi dice che comunque avete un ottimo risultato, perché comunque non voglio fare nomi, ma c'è stato una persona che comunque dice che è un vecchio pasticcere, che non c'è bisogno della manitoba, ma con la 00 avrete lo stesso risultato. Vi posso dire che il risultato è lo stesso, ma non avrete la sofficità che dura giustamente per 2-3 giorni. Già l'indomani diventano comunque sassi, perché comunque io in passato ho provato e li devo per forza scaldare poi al microonde, ma non sono belli freschi per come li voglio io. Azioniamo il Bimby, 4 minuti, spiga. Dal foro ho inserito il sale e tutti i fiocchetti di strutto. La stessa cosa con lo strutto, è inutile che mi dite sempre posso usare il burro, posso usare l'olio, lo potete usare, ma sempre non avete mai lo stesso risultato di quando utilizzate lo strutto, che li rende proprio delle nuvole le cose. Trasferite la pasta in una terrina unta d'olio. Coprite con la pellicola, quindi lasciamo lievitare nel forno. Io in funzione lievitazione fino al proprio raddoppio. Se non avete questa funzione, fate sempre come vi dico e mettete nella parte bassa del forno un pentolino con l'acqua bollente e avrete lo stesso risultato. Nel frattempo prepariamo lo strato di margarina. Perché lo strato di margarina? Perché, come vi ho detto una volta, ho fatto le cipolline e ho notato che comunque vengono meno unte rispetto al burro. Quindi cominciamo a battere la margarina così. Fino a formare una sfoglia. Questo è il risultato. Lo prendiamo, facciamo così e lo mettiamo in frigo. Trascorso il tempo di lievitazione, ponete nel piano da lavoro e cominciate a schiacciare con le mani, così. Posizionate il foglio di margarina, quindi fate così, una e due. Riponete in frigo per 10 minuti, coperto da carta forno. Cominciamo con le pieghe. Allora, prendiamo la pasta e cominciamo a fare così. La prima. Avvolgiamo sempre il carta forno e la lasciamo 30 minuti in frigo. Partiamo con la seconda piega, così. Sempre una
e 2. Poniamo nuovamente in frigo per 30 minuti. Ed ecco, adesso facciamo l'ultima piega. Quindi cosa facciamo? Al solito, così. La stendiamo e poi la pieghiamo. Ponete in frigo per altri 30 minuti. Scorso il tempo di riposo del frigo, mettiamo su un piano da lavoro spolverizzato di farina e cominciamo a stendere in larghezza e in lunghezza. Formate un rettangolo 25x40 e successivamente lo dividete a metà. Successivamente dividete in 5 parti da 8 cm l'uno, così. Un pezzo di pasta e adagiamo dei pezzi di cioccolato, così. Quindi arrotoliamo in questa maniera. E posizioniamo in una teglia rivestita da carta forno. Coprite con la pellicola e lasciamo lievitare nel forno con luce accesa per fino al proprio raddoppio. Devono raddoppiare. Trascorso il tempo di lievitazione, spennellate con un tuorlo e un po' di acqua sbattuti. Se volete potete fare questi mosacottini, potete fare anche altre cose senza però la sfogliatura, che richiede comunque molto tempo. Potete fare dei cornetti di pasta brioche con questa pasta o altre cose come le graffe fritte e quant'altro, un pan brioche. Io le ho voluti sfogliare perché comunque i sacottini così non li avevo ancora provati, ma sono sicura che il risultato sarà eccezionale. Infornate nella parte centrale del forno con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato, statico, per 20-25 minuti. Dopo averli cotti, li ho spolverizzati con dello zucchero a velo, così. Eccoli pronti. Guardate la meraviglia, morbidissimi. Ne spezzo uno per farvi vedere comunque la consistenza all'interno. Spettacolo. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio alla prossima, un bacio!